Allora, io sono Gianni Giardiello. Gianni. Detto Gianni. Sono anche il nonno di Federico, ma questo lo sapete. Abito qui in Banchiglia da tantissimi anni. Quando ero piccolo come voi, frequentavo questa scuola, venivo in questa scuola dove ho fatto le scuole elementari. Lui invece è un mio amico. Mi chiamo Carlo Carigliaris, venivo in questa scuola qui. Sua mamma è stata mia maestra per un certo periodo. Non si mettevano insieme perché siccome lui stava cattivo, era irriducibile, sua mamma non lo sopportava e l'ha scaricato a un'altra maestra. Ma non è vero, fate finta che non sia vero. Non era tranquillissimo, eh. Sì, ma non era facile per me fare il figlio della maestra, perché tutti i miei compagni, come lui, ce l'avevano col fatto che io ero favorito perché ero il figlio della maestra. E allora, siccome non è bello per i bimbi essere indicati come figlio della maestra, io ci stavo anche un po' male. Lui aveva la mamma che faceva la panettiera. E mia mamma veniva a scuola qui, pensa un po', e c'è la sua fotografia appesa perché se ne è occupata Margherita. Abbiamo trovato le foto di mia mamma quando aveva la vostra età e sono esposte ancora sotto. Sì, verranno a vederle. Il primo giorno che sei arrivato io non volevo venire a scuola e piantavo la grana. Allora mia mamma mi ha preso, siamo entrati dal portone grande che c'è qui, che adesso è quasi sempre chiuso, mi sembra, entrano da un'altra parte. Poi. Loro si entrano di là. Voi entrate di là, noi entravamo da quel portone lì. C'era una baraonda che non finiva più di gente, io ero già terrorizzato con mia mamma che mi teneva per mano. Poi c'era un bidello vestito di grigio, con la divisa proprio col camice grigio da dopoguerra, che parlava in un modo abbastanza strano. Siamo andati avanti per il corridoio che c'è qui a pian terreno, appena entrati c'era un sacco di gente che non finiva più. Arriva sto bidello, mi abbranca dalle mani di mia madre, mi strantona e mi porta via. Io mi sono messo a piangere, l'ho terrorizzato, ma cosa va a fare sto primo che mi tira come un disperato? E mi ha portato da una maestra. Io speravo di andare da una maestra che non fosse quella, perché devo dire che era bruttina, ma era proprio una roba che per brutta parecchio non aveva mai visto, no? E allora, tanto per non fare nomi, si chiamava Piazzano. Pensate un po', no? Sono andato, dove mi ha messo secondo voi nell'ultima classe dove avrei desiderato andare? Quella lì, proprio quella lì. Mia madre se n'è andata, poi non so cosa è successo perché ormai mi sono dimenticato di tutto, tanto era una giornata più disastrosa di così non si poteva immaginare. Ad ogni modo ci hanno poi messi nel banco e si stava lì, dice state fermi, state con la bocca così perché non dovete parlare. Allora noi sembravamo tutti un po' cretini per la verità, perché si è stato con la bocca, le mani in seconda, come era già la seconda così, non so perché la chiamavano in seconda, la prima poi sarebbe stata sulla pancia, non lo so. C'erano queste cose, usava così in quel tempo. Allora, siamo stati 2 ore così e poi non so cosa sia successo, io ho rimosso tutto, mi sono dimenticato. Poi c'erano questi banchi neri terribili, sembrava di essere in parrocchia, la parrocchia Santa Giulia, no? Con questi banchi neri, con dei buchi così pieni di inchiostro. Quando poi passava il bidello aveva una sorta di caffettiera moca, avete presente? Con l'inchiostro, pronto, lo buttava lì. Poi avevamo le penne, quei pennini, bagnavi di dentro, scrivevi delle cose. E il pennino che mi aveva dato mia mamma, disgraziatamente, era fatto così, lo chiamavamo il pennino l'amore toledano, non è che si chiamava l'amore toledano, perché somiglia vagamente all'amore toledano. E purtroppo io la prima volta che me l'ha dato da usare, l'ho infilato dentro dove c'era l'inchiostro, e poi nel tirarlo fuori ho tirato su anche lo scodellino. L'inchiostro si è rovesciato tutto sul quaderno e addosso a me.
insomma, io mi sono messo a piangere, sono stato malissimo, perché poi evidentemente è diventata una questione. E quindi questo è un ricordo che mi è rimasto molto nel... È stato uno dei tipici incidenti che ti accompagnano da tutta la vita, in pratica. Sì. Da quel momento io ero diventato quello che aveva rovesciato il chiodo. Il caffè al bar, la pasta asciutta... A volte a scuola bisogna anche saper superare queste difficoltà. Le classi dove noi siamo andati erano molto più numerose di quelle di oggi. C'erano almeno 30 bimbi per ogni classe, come minimo. In qualche caso si arrivava anche a 35. Era molto difficile muoversi nella classe perché le aule erano queste e il numero dei bambini presenti dentro l'aula era enorme. Ecco, questo per esempio era il clima generale che si respirava dentro, da quel che mi ricordo, insomma. Come la chiamavate la maestra? Signora maestra. Signora maestra. Le davate del tu? Assolutamente no. La maestra. Ci mancherebbe altro. Signora maestra, si dava del lei, eccetera. Certamente. E il rapporto con la maestra era un rapporto più, come dire. Una delle cose che per esempio facevo nella mia classe era di darci le medaglie. Oh, la medaglia! A un certo punto della settimana. Che tu non prenderi mai o la prendi? No, momento. No, momento. No, le ho prese più io. Momento. Sì, lui è bravissimo. Poi andate a vedere. Sotto ci sono ancora i registi con i voti che abbiamo preso noi. Quindi ci sono ancora i voti dati dalla maestra sua e dalla maestra mia a lui e a me. Io prendevo dei voti abbastanza bassi, lui ha preso tutti i 10. Non facciamo modesti. Ah, no, ma è modesto, è vero. Ero così bravo. Ho visto i tuoi voti. Poi ho perso tutto. Io invece, va bene, non avevo delle insufficienze, però non avevo quei 10, quei 9 che aveva lui. Vero? Non logisti. Però ogni tanto, siccome ero bravo e siccome ero un po' figlio della maestra, ogni tanto mi davano la medaglia anche a me. E c'erano le tavole geografiche. Sostanzialmente avevamo solo l'aula e la palestra. L'aula, la palestra e il cortile e i gabinetti. Queste erano le strutture fondamentali della classe, della scuola. Allora c'erano delle esposizioni sotto vetro, sì. Le vetrine. Erano le vetrine. C'erano le vetrine con gli animali impagliati, alcune cose che erano nei corridoi. Nei corridoi, era l'unico posto dove c'era qualcosa in più. Una cosa che mi ricordo che c'era nelle aule erano questi grandi cartelloni, sì. Con sopra gli animali, tutti gli animali del bosco, tutti gli animali della foresta, tutti gli animali della savana, insomma, c'erano delle, come si chiama, delle diascopie, delle cose con tante figure. E si usava molto il cartellone con la maestra che aveva come strumento fondamentale, oltre al gesso, la bacchetta. La bacchetta era la cosa fondamentale della maestra. E con quello faceva paura, perché se tu parlavi mentre lei parlava, arrivava di dietro e qualche bacchettata te la prendevi. Qualcuno poi chiedeva di uscire, raramente, perché se chiedevi già due volte di uscire nella mattina voleva dire o che stavi male o che non avevi voglia di stare lì, e quindi non sempre eri accontentato, te ne stavi nel banco e ti tenevi magari anche voglia di fare la pipì, perché non era il caso di andare su e giù a disturbare gli altri. C'era questa visione delle cose, si stava facendo un lavoro serio e andava fatto seriamente. I momenti di gioco, di trastullo non erano molto graditi, si faceva quello che si doveva fare. La mia maestra, adesso mi fa venire in mente la mia maestra, che in effetti era piuttosto severa, era una persona fatta così, che peraltro era molto brava ed era stimata da tutti, aveva l'abitudine di darsi le buone note. Le buone note erano dei pezzettini di carta che lei si autocostruiva, perché non c'era mica tanto da andare a cooperare in giro, anche le maestre non votavano nell'oro in quei tempi lì, magari neanche adesso. Comunque, chiuso la parentesi politica. Se ti comportavi bene avevi una buona nota, voleva dire che eri stato attento,
che avevi appreso quello che dovevi apprendere, se eri stato interrogato avevi risposto in modo adatto, altrimenti ti beccavi un brutto voto e certamente non ti prendevi una buona nota. Alla fine queste note contribuivano a formare un voto positivo soprattutto per quella che era la condotta, ragazzi, perché sapete bene che se uno quando a scuola non sta fermo, non sta a sentire quello che dice la maestra, è difficile che impari qualche cosa, se continua a pensare a giocare o ad altre sciocchezze del genere, che non sono sciocchezze ma vanno esercitate al tempo giusto. Una delle cose che per esempio facevo nella mia classe era di darci le medaglie. Oh, la medaglia! A un certo punto della settimana. Che tu non prendevi mai, io la prendevo. No, un momento. No, ne ho prese più io. Momento. Sì, lui è bravissimo. Poi andate a vedere, sotto ci sono ancora i registri con i voti che abbiamo preso noi, quindi ci sono ancora i voti dati dalla maestra sua e dalla maestra mia a lui e a me. Io prendevo dei voti abbastanza bassi, lui ha preso tutti 10. Non facciamo modesti. Ah, no, ma è dei modesti, è vero. Ero così bravo. L'ho visto i tuoi voti. Poi ho perso tutto. Io invece, va bene, non avevo delle insufficienze, però non avevo quei 10 e quei 9 che aveva lui. Vero? Non esisti. Però ogni tanto, siccome ero bravo e siccome ero un po' figlio della maestra, ogni tanto mi davano la medaglia anche a me. Se le danno ancora le pagelle. Certo. Veniva annunciato un giorno o due prima da voci di corridoio, perché nessuno diceva niente, che ci sarebbe stata la consegna della pagella. E allora voleva andarsi tutti malati, non venire a scuola, fare di tutto per pur di non portare a casa la pagella, perché erano tutti terrorizzati, perché poteva esserci un brutto voto, quindi arrivavi a casa con la pagella, puoi capire cosa succedeva in famiglia. Perché la pagella la davano voi. La pagella la davano noi. E invece noi la diamo ai genitori. Ecco, qualcuno dei più arditi si erano immaginati addirittura dei sistemi per far scomparire la pagella. Il fatto è che non era possibile, perché? Perché dopo averla portata a casa dovevi farla firmare ai genitori e riconsegnarla a scuola, altrimenti noi avevamo già architettato come fare a farla sparire, ma non si poteva in sostanza. Quindi nell'attesa di quelle cose lì non si contavano i disturbi di stomaco, i mali di pancia, nella preoccupazione. Poi arrivava il direttore, il nostro direttore era un signore biondino, piccolino, smilzo, esile, con una barbettina, cortina così, giallina, non ricordo, non so come si chiamasse. Martinas. Ah sì. E veniva a portarsi questa pagella che era verde, quel colore verde io lo detesto ancora adesso, soltanto a vederlo mi fa stare male perché mi ricorda quella antica pagella. Poi per fortuna. Ma poi lui aveva sempre bei voti. Per fortuna grandi tragedie non si sono mai successe, insomma. Poi, c'era silenzio nella classe. La maestra aveva in mano questo gruppo di pagelle e chiamava un bambino alla volta a venire alla cattedra a ritirarla. Era come se dovessero condannarti all'impiccagione, dicevano caligare, fregare, guardare le pagelle. Era una cosa terribile, quei 5 passi in avanti, 5 indietro. Se poi c'erano dei voti brutti, non volevi farla vedere a tua mamma e papà, per cui la nascondevi dentro la cartella per un po' di tempo, mangiavi, cercavi di passare il tempo, cercavi di fare ritardare il più possibile il momento in cui l'avresti dovuta dare, perché la mamma doveva o il papà dovevano firmarla. E poi quindi, quando a casa la aprivano, era cavolo.